Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi, secondo video tutorial in collaborazione con la BB Craft, secondo video tutorial per questa collaborazione, questo è il codice sconto, è Antonia10. Utilizzando questo codice avrete il 10% di sconto sul totale dell'importo. Oggi faremo qualcosa di molto molto semplice. Utilizzerò queste perle che ho preso, questo è il codice. Utilizzerò questa catena in ottone placata oro 14 carati, molto di qualità, quindi placata a lunga durata. Userò queste chiusure sempre prese dalla BB Craft. Questo è il codice di queste chiusure T-bar. Naturalmente nell'info box troverete i link di tutto il materiale preso dalla BB Craft. Ci servirà anche della minuteria, quindi un filo in filaperle, queste chiusure e se vogliamo aggiungere dei charm. Andiamo quindi con la realizzazione di questi gioielli. Con le pietre di luna, invece, questo è il codice del prodotto, ho realizzato questa collana. Le perle di luna sono da 12 mm, sono bellissime. Ho realizzato questa collana con una catena in acciaio color oro e come potete vedere non ci sono né anellini né chiodini all'interno delle perle. Tempo fa ho fatto un video tutorial come realizzare una collana, assemblare una collana senza anelli e chiodini e trovate il tutorial sul mio canale YouTube. Guardate che meraviglia, sono stupende, bellissime, belle belle. Quindi per questo tutorial ho fatto qualcosa di semplice, ma utilizzabile. Sono delle collane, un bracciale stupendo. E questo, faccio rivedere, è il codice delle pietre di luna, bellissime. Faremo un bracciale, quindi ho messo un chiudi nodo, fatto il nodo, ho inserito il chiudi nodo e fatto un altro nodino qui. Inseriamo intanto le perle, dobbiamo inserire all'incirca 10-11 perle. Nell'inserire le perle io utilizzerò anche dei distanziatori in acciaio per dargli un po' di movimento al lavoro. Quindi 3 perle, un distanziatore, faccio 2 perle e un distanziatore. Ancora al 3 perle. Il filo che sto utilizzando è un 0,6 mm. Ancora un distanziatore. Alla fine del filo e questo è il risultato, molto carino. Vediamo la lunghezza quanto risulta. Possiamo inserire ancora un'altra perla.
da avere circa 9-10 centimetri di lunghezza. Ora faccio un nodo per fermare le perle e poi inserisco un altro coprinodo, scusate. Inserito il coprinodo, faccio un ulteriore nodo e porto proprio all'interno del coprinodo, mi aiuto con una forbice, aiutatevi con un ago, in modo da averlo posizionato proprio al centro, in questo modo. Taglio il filo e chiudo il coprinodo. Prendo la catena e ne taglio un pezzo. Vi ricordo che la catena ha gli anellini saldati. La lunghezza della catena che ho tagliato è di 8 cm, poi decidete voi la lunghezza del bracciale che volete. Prendiamo la nostra pinza, un anellino in acciaio e lo vado ad aggiungere al nostro coprinodo. Un altro anellino e ci metto una parte della chiusura in questo modo, un altro anellino e vado dall'altra parte del bracciale e aggancio altra parte della chiusura. Questo è il bracciale. Possiamo aggiungere anche dei charm per renderlo ancora più particolare e questo sarà il risultato. Ora andiamo a realizzare anche la collana da abbinare. Anche per la collana ho fatto il nodo, ho inserito il coprinodo e fatto un ulteriore nodo e ora andiamo a inserire le perle alternando con distanziatori, quindi parto anche qui con 3 o 4 perle. Con 3 perle metto un distanziatore, ora ne inseriamo 4. Ricordo che le perle sono di acqua dolce naturali coltivate e sono di grado AAA, quindi sono delle perle bellissime. Naturalmente tutto quello che vi sto facendo vedere per realizzare questa collana, anche i coprinodi, trovate sempre sulla BB Craft. Anche gli anellini, le chiusure, tutto. Quindi vado con adesso 3 perle. Aggiungo un distanziatore e ancora vado con 4 perle. Vediamo la lunghezza che abbiamo ottenuto fino adesso. Direi di continuare un altro pochino. Ho raggiunto una lunghezza di 14 cm di perle, quindi vado a fare il nodo, inserisco il coprinodo e chiudo il tutto. Ho chiuso
anche quest'altra parte. Ora prendiamo un anellino piccolissimo, sempre in acciaio. Ho tagliato un solo rettangolo della catena e lo vado ad inserire da una parte e chiudo. Prendiamo adesso un anellino leggermente più grande, vado nell'anellino della catena e aggiungo la nostra chiusura. Dall'altra parte prendiamo sempre un anellino piccolo, ci inseriamo quindi nei fori, scusate ma con la telecamera davanti non vedo niente, inseriamo la nostra catena e facciamo la lunghezza della collana che vogliamo. Io farò una lunghezza di circa 47 centimetri. Vediamo un attimo, vado a misurare, sono 30, ok, vedo un attimino. Ho fatto una lunghezza di 47 centimetri, quindi anzi 48, scusate, facciamo 48, quindi tolgo l'eccesso, togliamo anche questa, prendiamo l'anellino più grande e aggiungiamo l'altra parte della chiusura. Ecco qui, e questa sarà la collana, anche se adesso andrò a realizzare anche un ciondolino da mettere qui. Questo è il risultato della collana, il ciondolino che ho inserito sotto. Ho tolto quel pezzo di catena che non mi piaceva, quindi lo preferisco in questo modo, e questo è il risultato. Aggiungerò qualche charm al bracciale e questo è il completo per una parure bracciale e collana. Secondo me molto molto carini, molto semplici da realizzare e con poco materiale, come vedete, abbiamo ottenuto un bel risultato. Voglio ricordarvi ancora i codici del materiale usato. Questo è il codice per quanto riguarda le perle, sono delle perle di acqua dolce naturali. Questo è il codice della catena, nella confezione c'è un metro di catena. Naturalmente nell'info box troverete tutte le informazioni, tutti i link del materiale da me usato, il link della box per le chiusure. E se trovo anche dei distanziatori e anellini, naturalmente vi metterò anche quelli nell'info box. Il tutorial termina qui, se ci sono domande potete naturalmente contattarmi. Voglio ricordarvi il codice sconto per la BB Craft che è Antonia10, utilizzando questo codice avrete il 10% di sconto sul totale dell'importo. Io vi saluto e a presto con altri video tutorial. Ciao e alla prossima. Ciao a tutte.